Buonasera. In realtà non era mia intenzione girare un video pure stasera, anche perché è già il quinto in una settimana e poi giustamente il troppo stroppia. Ma insomma, non potevo esimermi dopo l'enorme successo raccolto dall'incappucciamento macesco dell'altra sera. E allora rieccomi qua, questa volta con uno spirito forse più goliardesco, diciamo così. Sì, perché questo video sarà faceto, pure sboccato, insomma, vuole essere un divertismont. Quindi il disclaimer lo faccio all'inizio, in modo che se non avete voglia di scherzare, come è comprensibile, sul coronavirus, giustamente, potete interrompere la visione. E comunque lo sottolineo ancora una volta, come ho detto nel video, cosa resterà di questi mesi di crisi? Lungi da me voler sminuire in alcun modo le difficoltà del momento, che sono tante ed enormi. Penso per esempio alle tante famiglie che da settimane, da un mese e mezzo, ci hanno accollato a casa i bambini, non ne possono più, stanno per commettere dei figlicidi orribili. Però visto che ieri provavo a interrogarmi sugli effetti positivi del dopocrisi, stasera magari provo a soffermarmi anche su quelli positivi della crisi stessa. Allora, per cominciare, il vantaggio principale è che il Covid è la scusa perfetta. Poi provate a pensare alle decine, se non centinaia di mail che chissà da quando, da quanto, da chi sono là nelle mail, nella casella di posta in attesa di una risposta. Ora non siete più tenuti a rispondere, anzi non dovete rispondere, c'è il Covid. O magari quel progetto che si trascina da secoli, da eoni, che non avete voglia né tempo né energia di seguire, ci avete mille cose ancora. Ora c'è il Covid, non dovete più. Peccato, peccato, voi vorreste seguirlo, vorreste, ma non si può, non si deve. Se ne riparla dopo. È un po' come, alla fine il Covid è un po' come Natale, no? Tutto si ferma e improvvisamente tutti a far progressi. Sì, poi dopo ci rivediamo, ci risentiamo. Sì, dopo, però. Mi raccomando, dopo Natale, adesso sti cazzi. Infatti è per questo che Natale a me piace tanto, perché c'è quella frenesia prima di Natale, ma poi arrivati là, ah, ora basta, ci si ferma tutto. E quante volte avrete detto, oh, fermate il mondo, voglio scendere? Ebbene, gioite, il Signore vi ha ascoltati, ci ha ascoltati, ha letteralmente fermato il mondo. E poi Dio è ironico perché noi respingevamo e guardavamo con sospetto chi girava, arrivava da luoghi remoti con strani e bizzarri copricapo e copriviso, e ora ce li ha imposti a tutti, copriviso, copricapo, schermi. Vabbè. Tra l'altro facendoci anche riscoprire la bellezza di una donna che ha quasi tutto il viso scoperto, si vedono solo gli occhi, no? Ma questa è un'altra storia. Non perdiamoci in aria. E quindi, insomma, l'umanità si interrogava da secoli su quale fosse il delitto perfetto senza riuscire a trovarlo, ma quello che ha trovato è la scusa perfetta. Qualche anno fa gli Legrega avevano girato un video della serie 610, scritto però con i numeri 610, un video divertente che si chiamava Scusa Pronta, che era un servizio a pagamento dove tu telefonavi e ordinavi una scusa. E loro poi magari chiamavano in ufficio e dicevano: ah, il dipendente Mario Rossi non può venire perché è successo. Però era un servizio a pagamento. Questo è gratis, cioè è la scusa per tutto, è universale, è assoluta, definitiva, totale. Covid, c'è la scusa del Covid. È gratis. Vogliamo parlare dei parenti pallosi, la suocera, che come dice Paolo Migone, è l'animale più cattivo della terra. Non la dovete vedere, anzi, proprio è proibito vederla perché poverina è anziana e rischierebbe di più, quindi voi non vedendola ci passate pure per premurosi. E cosa volete di più? E poi, ammettiamo, non è che si stia così male a casa, mica moriamo di fame. E poi oggi con gli acquisti online puoi farti arrivare a casa tutto quello di cui hai bisogno, comunque si può uscire a fare la spesa a due passi. Pensate di ritrovarvi nella stessa situazione 30 anni fa, senza internet, cioè, finivamo a coltellarci a vicenda.
vogliamo parlare del lato economico? Si risparmia un sacco di soldi. Niente cene, niente bar, niente shopping, niente regali, niente di niente. Possiamo starcene tutto il giorno a casa a cazzeggiare sul divano, grattandoci le palle a fare una beata minchia. Facebook, YouTube, cazzeggio illimitato e senza rimorsi. Dove vuoi andare? Tanto c'è il Covid, devi stare a casa. Fuori fa bel tempo. All'inizio devo ammettere che rosicavo un po', perché quando hanno messo il lockdown qua in Repubblica Ceca, pa, scoppiata la primavera, cioè il giorno del lockdown, primavera è arrivata. Però dopo un po' mi sono detto, ma sti cazzi che bel tempo, ve lo ricordate com'era prima? Tanto bisognava avere il culo di beccare un weekend col sole, perché se capitava la bella giornata che eri in ufficio, rosicavi perché tanto dovevi stare in ufficio, prima. E comunque anche quando capitava la bella giornata di sole, nel weekend, erano più i problemi che il piacere. Allora, facciamo un esempio. Sole, cielo sereno, temperatura giusta, tutto sembra bello, e invece arrivano i problemi. E dove andare? Prendi la macchina, il treno, gli spostamenti, gli orari, i ritardi, le code, e ovunque, gente, pieni, posti pieni di gente, le code, fa caldo e fa freddo, e un maglioncino tienilo in macchina che non si sa mai, e gli acquazzoni primaverili, e lei che non è mai contenta, e basta, basta, si sta a casa, basta. La mattina uno si alza e non deve andare da nessuna parte, fa quasi ridere. Uno si alza e si dice, beh, cosa devo fare oggi? Niente, niente, non devi fare niente. Quello che vuoi. E domani? Idem, idem come oggi. E che mi metto addosso? È quello che ti sei messo ieri, va benissimo. Lo laverai quando hai tempo, tanto, non importa se non è proprio pulito, stai a casa. E vogliamo parlare dell'amore, ah, l'amore. Tralasciando un attimo il non trascurabile vantaggio di un Pornhub premium gratis illimitato, vabbè. Ma pensate a quella ragazza o ragazzo, secondo il vostro sesso, di cui siete segretamente innamorati e non avevate mai il coraggio di fare il passo decisivo, invitarla, invitarlo fuori, ma dove, chissà, ma quale posto. Non si, state a casa, no? Tutto rimandato, si vedrà. E comunque, guardate, colleghi maschietti, che quelle si ricordano tutto, tutto, e già se lo ricordavano prima quando non c'erano questi marchingegni. Figuriamoci ora che tutto rimane scritto e con due movimenti del dito ritrovi tutto quello che è stato scritto 6 anni fa, figurati. E allora dovremmo davvero fare come dice Zero Calcare, in ceco nullo vivod nikamen, che dice famo che quando finisce sta cosa, famo che non se semo che non vale quello che se semo detti prima, no? Come se non ci fosse stato, tutte le promesse, le cose, niente, non vale. E anche politicamente questo Covid, in fondo, non è da sottovalutare, perché è come la morte, è democratico, vale per tutti. Ci ha resi tutti uguali, non importa chi sei, quanti soldi hai, chi ti credi di essere, devi stare a casa. Le regole valgono anche per te. E se ti becchi il virus, rischi come tutti gli altri di morire. E vogliamo parlare delle vacanze? C'è chi si cruccia di non poter andare in Italia. E sti cazzi! Ma vi ricordate com'era prima? Tesoro, dove si va, scegli tu. Ah, ma se poi scegli te, lei si casa che hai scelto. Se non scegli, sei un pappamolla che non hai scelto. Mai un posto che andasse bene a entrambi. È il mare, della montagna o viceversa. E qui costa troppo, e qua è snob, e qui fa troppo caldo, e qui fa troppo freddo. Qua c'è troppa gente, là ce n'è troppa poca, e le file in autostrada, i caselli, i pedaggi, il sudore, i trinche esosi con questi maledetti ombrellini del cazzo, 1.000 persone che ti vogliono fregare continuamente vendendoti robaccia, granite, cocomeri, cocco bello, souvenir di dubbio gusto, palloni, pupazzi, e l'acqua è fredda, e l'acqua è troppo calda, il mare è mosso, tira vento. E no, è calda perché quel tizio ci ha pisciato. Basta, basta, basta. Non c'è più bisogno di tutto questo. Basta rosicare sulle foto su Instagram e Facebook dei vostri contatti danarosi che si fotografano in remoti luoghi, tanto esotici quanto improbabili, e
con le loro costose fidanzate gonfiabili, con la bocca, e non solo quella, a culo di gallina. Basta rosicare perché non vi potete permettere di portarla alle Seychelles, alle Maldive o alle Bahamas. Non si può, c'è il coronavirus. Adesso alle Bahamas non vi fanno neanche scendere dall'aereo. E quindi, sti cazzi delle Bahamas. Sempre Lillo e Greg, che adoro e che saluto, comunque non mi conoscono, ma insomma, li saluto uguali. Avevano fatto un altro meraviglioso video, sempre nella serie 610, si chiamava Viddarello. Erano le vacanze del poveraccio, era tipo una rivista che dava dei consigli su dove andare in vacanza se non hai soldi. E c'erano le vacanze, non so, a Fiumicino, Fregene, Torvaglianica. E per chi sta in Repubblica Ceca, come noi e molti degli amici che mi seguono, c'è il bellissimo lago Mahač, o il bacino, bacino, vabbè, Slapi. La Pšehrada di Brno. C'è tutto un posto, c'è tutto un mondo di posti brutti da scoprire. Chi segue il famosissimo, ormai famosissimo, hashtag Mame Taki Unas, sai cosa parlo. Questo paese ha tutto. Vuoi la Toscana? C'è il Moravské Toscansko. Vuoi il Portogallo? C'è un posto che assomiglia al Portogallo. Vuoi il Canyon americano? C'hanno pure il Canyon americano, c'è tutto qua. Quindi, come dice Babic, come siete, ma dove vuoi andare? Ma stai bene qua. Io non so voi, ma trovo che tutto questo sia a suo modo divertentissimo. Basta sdraio, ombrelloni a prezzi da strozzini, basta residence orribili che per una settimana ti prosciugano lo stipendio di un mese. Basta con tutto questo. E allora, non so voi, ma io quest'anno me ne andrò in vacanza alla Hostivarska Přehrada, che è a Praga praticamente. Ci arrivo dritto dritto col 177, non devo neanche cambiare. Niente aereo, niente code, niente caselli, niente pedaggi, niente ricci pungenti, niente medusa del cazzo, niente vucumprà sulla spiaggia, niente mare mosso, niente sabbia negli occhi, niente sabbia tra le palle, niente di niente. Tra l'altro, se non sbaglio, da quelle parti ci dovrebbe pure essere una spiaggia nudista. Infatti, come vedete, mi sono già mezzo preparato. E comunque, guardate che sta pacchia, come diceva colui che non vogliamo nominare, sta per finire, almeno qua in Repubblica Ceca. Il 30 aprile, se non lo prolungano, e speriamo che lo prolungano, finisce lo stato di emergenza. Ora, vabbè, basta scherzare. Naturalmente, tutti noi non vediamo l'ora di tornare alla vita normale e prima o poi questo momento di ritorno alla vita normale arriverà. Però magari nel frattempo possiamo provare a goderci di questi momenti di anomali, atipici, perché secondo me poi una volta che sarà esaurita l'euforia iniziale del ritorno alla libertà, no? Del bomba libera tutti, oh, quando poi saremo di nuovo ricaduti nel solito tran tran della quotidianità, sommersi dalla solita valanga di impegni, scadenze, problemi, casini, secondo me può darsi che un giorno ci diremo: ma sai tesoro, che non si stava poi così male durante il Covid? O diremo sospirando: ah, i bei tempi del coronavirus, quando avevamo la licenza di cazzeggio. È proprio vero, amici. Si sta sempre meglio quando si sta peggio.